concetto di limite sia, diciamo così, la sfida che accolgono con grande entusiasmo artisti e scienziati. E io penso che sia un concetto che per voi è molto familiare, quello è tipico della vostra età e delle speranze, no? che accompagnano gli anni della gioventù. Il concetto di limite però ci dice che la nostra conoscenza è una conoscenza limitata. E oltre quella soglia c'è tanto che noi non conosciamo e la storia passata ci insegna ad affrontare questo percorso con prudenza e con responsabilità. Il progetto NERRI, di cui ora Agnes Dotti ci parlerà, è un progetto che ha questa finalità: costruire una cittadinanza consapevole in grado di non subire nuove tecnologie senza aver avuto un processo di crescita civile in grado di costruire una responsabilità rispetto a queste innovazioni. Vi presento brevemente, molto brevemente, la mattinata. Agnes ci racconterà del progetto NERRI, di che cos'è, di che cosa è stato fatto e di quali risultati ha raggiunto. E poi abbiamo detto che la conoscenza è limitata, il primo passo è ampliare la conoscenza sul limite che è dentro di noi, cioè sulle potenzialità della nostra mente. Il professor De Stefano fa questo di mestiere attraverso, lo dico in maniera molto volgare, mi chiedo scusa a tutti i relatori per la mia incapacità di tradurre in termini scientifici molto raffinati, diciamo, il grande lavoro che voi fate, ma attraverso la visualizzazione dei processi mentali cerca di allargare le conoscenze che noi abbiamo sulle funzionalità della nostra mente, sulle nostre capacità. Ma noi abbiamo già delle tecnologie disponibili, tecnologie come diceva il dottor Paolini, che sono farmacologiche, sono dispositivi, sono la robotica, la genetica, per intervenire sulle nostre funzioni mentali. E questa strumentazione viene messa in campo per sopperire ai gravi danni che grosse e importanti patologie neurologiche soprattutto portano alle persone. E su questo utilizzo, su questa finalità del potenziamento cognitivo non ci sono grosse perplessità, ma noi sappiamo che il confine tra ciò che è terapeutico e ciò che è migliorativo è molto labile, è molto difficile da definire con chiarezza. Capita di lavorare per aiutare persone affette da patologie neurologiche gravissime e di scoprire che i grossi poteri della mente possono essere letti e tradotti in azione da strumentazioni tecnologiche. Ce ne parla il professor De Stefano, il dottor Pasquale Fedele, conosciamo. E così come possiamo utilizzare la robotica per supplire a una mancanza di funzionalità dovuta a amputazioni o a gravi patologie, e questo però fa sì che noi si scopra che attraverso queste tecnologie riusciamo ad ampliare magari le nostre percezioni sensoriali anche oltre quella che è la normale dotazione di un essere umano. E ce ne parlerà il professor Patichizzo che riguarda la robotica assistiva. L'ultimo intervento tecnico di questa mattinata è del professor Simone Rossi ed è proprio sull'argomento cui ci stimolava il filmato iniziale, cioè la possibilità di potenziare le nostre facoltà cognitive attraverso degli interventi, in questo caso di elettrostimolazione del cervello. Chiuderemo la mattinata chiedendo al professor Alessandro Rossi e al professor Mauro Barni di aiutarci ad orientare le nostre riflessioni sulle implicazioni scientifiche, etiche, giuridiche, ma anche sociali, cioè sul fatto che queste innovazioni ci sfidano a ripensare la nostra rappresentazione dell'umanità, ma la carta di riscrivere forse la carta di identità dell'essere umano. Questo porta con sé la necessità di riflettere sui valori che noi vogliamo che continuino ad essere promossi nelle nostre società, e ci invita a riflettere su qual è il modello di società in cui desideriamo vivere. E cerchiamo di tenere i tempi molto stretti, mi è stato chiesto di essere molto severa nel tenere le tempistiche, ma questo per lasciare la possibilità ai ragazzi che oggi sono presenti di sfruttare, di giovarsi della presenza di così importanti scienziati che sono resi oggi disponibili per chiarire dei dubbi, per porre nuovi problemi. Passo la parola quindi ad Agnes Alestotti, che è il project leader del progetto. Chiedendo, insomma, questo
Bukuku, è perché sono islandese di... che sono islandese di origine, anche se vivo qua da quasi un quarto di secolo. Allora, sono molto contenta di vedere tutte queste, tutti i ragazzi, perché, come vi spiegherò dopo, questo progetto NERI si inserisce in un insieme di progetti che sono mirati a formare, di vedere e di sviluppare la ricerca scientifica responsabile con, insieme alla società, e i giovani saranno sicuramente un elemento fondamentale in questo percorso. Però prima di cominciare la mia presentazione vi faccio vedere un filmino che abbiamo fatto, è molto carino, e poi, come ha detto già Laura, questo non è un esame e siamo molto molto contenti. Se qualcuno vuole fare una domanda o una situazione, siamo soltanto contenti perché siamo qui per questo. Allora, per metterci un po' di rumore giusto, vediamo questo film. Il progetto è molto grosso, molto complesso,
E adesso che siamo alla fine, almeno alla fine amministrativa oggi, abbiamo raccolto così tanto materiale che ci vogliono anni per analizzarlo per bene. Allora, quali sono gli obiettivi del progetto DEPI? E sono quelli di contribuire all'introduzione di innovazioni di ricerca responsabile nell'ambito del parco potenziamento neurologico, stimolando un dialogo sociale. Questo non è un progetto di ricerca, vuol dire che noi, per esempio a Simone o a chi altro, non possiamo dare fondi per fare la ricerca. E la finalità è quella di mettere insieme in tutta l'Europa, poi adesso anche sulla scala mondiale, i ricercatori che stanno svolgendo ricerca in questo campo, come sentiamo più tardi, per facilitare un dialogo con la società. Allora, perché è importante facilitare un dialogo con la società e che cosa vuol dire? Vuol dire che si cerca di... il progresso scientifico e tecnologico ovviamente dipende dalla società, dipende dal sostegno della società, la ricerca costa, come sappiamo, ed questa è una questione politica, e anche quello che la scienza deve essere una parte della società, perché in tanti ambiti degli ultimi anni, degli ultimi decenni, la scienza viene vista come qualcosa un po' pericoloso, lontano dalla gente e così via. E non abbiamo tempo, altrimenti vi potrei anche elencare tutta una serie di esempi. Conosciamo molto bene uno dei quelli sul campo di dibattito sui vaccini, che è in Italia o come il caso Stamina e così via. Allora, andiamo avanti. Cosa vuol dire questa ricerca e innovazione responsabile? Questo è un nuovo approccio della Commissione Europea, che ve lo metto qui per darvi un po' di definizione, che la ricerca scientifica e tecnologica va sostenuta in quanto è accettabile eticamente, contribuisce alla società e alla destabilità sociale del processo di innovazione. Vado un po' veloce perché sono molto più io, sono molto più interessata a sentire gli altri che sentire me stessa. Allora, la logica, questo è un approccio della Commissione Europea per cercare di stimolare l'innovazione della ricerca e l'innovazione in tutta l'Europa. E NERI è un piccolissimo tassello con questo mosaico molto più vasto. Però ci sono state stabilite che ci sono sei dimensioni chiave per la ricerca e l'innovazione, che si è sostenibile. Coinvolgimento attivo dei pubblici, eccoci. È quello che stiamo facendo oggi e l'abbiamo fatto in Europa. L'educazione scientifica, lo lascio ai colleghi che sapete di meglio, questione di genere ovviamente, che anche le ragazze possono benissimo andare a fare, studiare materie che altrimenti prima erroneamente venivano visti come soprattutto maschile. La questione etica, che non è da poco, e sono molto contenta che abbiamo qua esperti importanti di etica. L'accesso aperto ai risultati delle ricerche scientifiche. Questo è un punto che non possiamo tanto trattare oggi, però è quello che la conoscenza che si costruisce, che la scienza e la tecnologia costruisce, deve essere accessibile a tutti, non soltanto quelli che hanno soldi per i medici. E poi la stessa cosa nella Research Innovation. Quello che ci interessa di più oggi sono il coinvolgimento attivo del pubblico e l'etica. Allora, che cosa intendiamo? Lo lasciamo molto aperto con il potenziamento neurologico. Abbiamo preso, come avete forse visto nel filmino, tre atti che per raggiungere questo obiettivo di aumentare le capacità. Quello degli strumenti farmacologici, strumenti per la neurostimolazione esterna, avrei anche anche qui la robotica, e strumenti inerenti all'editing genomico. E soprattutto su questo secondo, la discussione oggi è quasi interamente concentrata sul secondo aspetto. Bene. Allora, l'approccio metodologico, in altre parole, che cosa abbiamo fatto? Questo è un progetto che vale 3,6 milioni con tutti questi partner e siamo stati molto
fornendo le modalità per la partecipazione pubblica ai processi di decision making. Cosa intendiamo con modalità di partecipazione pubblica e perché è importante? Se per sostenere la scienza e la tecnologia in Europa, come abbiamo detto prima, c'è bisogno del sostegno e supporto del pubblico. E abbiamo utilizzato varie metodologie e abbiamo organizzato 70, chiamiamoli, eventi in Europa. Ogni evento, cioè, questo è un evento per esempio piccolo, ci sono stati anche molto più grandi, e attraverso questi eventi abbiamo cercato di raccogliere, di catturare le idee e le aspettative del pubblico. Questi abbiamo fatto tipo focus groups, interviste, science café, hackathons, sicuramente sapete che cos'è, lavorato con gruppi teatrali, con le scuole, parlamenti hearings e così via, sondaggi, online engagement, tools e così via. Volevo fare una slide veramente bella graficamente, però questo è il risultato. Scusate. Però ho preso, abbiamo un archivio fotografico di vari eventi che abbiamo fatto, ho cercato di trovare delle carine, però poi non sapevo tanto bene come fare. Però secondo me dà anche bene l'idea della varietà di attività che sono state organizzate sotto questo, attraverso questo progetto. Visto che siamo alla fine di questo percorso, c'è già stato un incontro al Parlamento Europeo, che è dove abbiamo portato questi primissimi risultati, e anche se adesso non è finito dal punto di vista amministrativo, ci saranno altri progetti in futuro, perché questa sicuramente è una linea di attività e di non ricerca che continuano nel tempo. Vedete, questo è Roskilde Music Festival, che è un festival danese famoso proprio storicamente dai tempi dei hippies, ancora molto attivo, dove insomma, ci sono dei gruppi che suonano e ultimamente stanno anche sperimentando con nuove tecnologie. Hanno fatto una cosa molto carina, cercano con ragazzi della vostra età più o meno, facendoli immaginare quale sarà il futuro, il loro futuro, quali sono gli strumenti tecnologici o scientifici per raggiungere questo loro auspicato futuro o tanto temuto. Allora, i risultati. E fino adesso abbiamo trovato che c'è un grande interesse e sostegno alla ricerca in questo campo. Però allo stesso tempo, e questo è anche una motivazione dell'incontro oggi, c'è grande interesse, c'è un po' di timore, ci sono anche grandi aspettative, però i livelli di conoscenze tra il pubblico europeo sono veramente bassi. Sono veramente bassi e c'è anche da dire che le conoscenze sul cervello, questo è quello che è molto meglio, abbiamo tanto, c'è tantissimo da imparare e ci sono sempre domande nuove che sicuramente saranno molto interessanti per sviluppare nel futuro. Allora, per concludere, ci sono dei sostegni e sviluppi. Quando si parla di sviluppi di scienze e tecnologie, di questo campo, come vediamo dopo, nel campo terapeutico, troviamo grande perplessità quando si cerca di utilizzare, un pochino come avete visto in questo filmino, l'MDS, come si chiama in italiano, senza limiti, quando si cerca di utilizzare questi strumenti per dare di più a quelli che ancora hanno, che già hanno, a persone sane. E allora c'è una posizione forte all'utilizzo di qualsiasi tentativo di aumentare il campo dei bambini. Dipende un po' dal paese, questo è particolarmente forte in paesi sud-europei tipo la Spagna, l'Italia, certe persone anche la Francia, e, però forse un po' meno in paesi come la. Allora, quali sono i limiti del potenziamento neurologico? I limiti sono scientifici, sono limiti che sono inerenti al nostro organismo, sono limiti sociali che impongono la società, queste cose.
limiti etici. Ecco, ho finito. La ringrazio per la risposta. Anche in termini di strumenti per allargare e per studiare nuove metodologie di partecipazione democratica. E passo la parola invece al professor De Stefano, che è professore di neurologia qui a Siena, e ci parla di volumetria cerebrale. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate, cerco di parlare a voce alta e di tra l'altro di essere semplice. Se c'è qualcosa che non capite o che volete, su cui volete approfondire, alzate la mano, io mi chiedo, fate la domanda e cerco di darvi una risposta su quello che è la volumetria cerebrale, cioè la... il tentativo di quantificare i volumi del cervello, di fatto, molto semplicemente, sulla base ovviamente di immagini. Ora scusatevi, tutte le diapositive sono in inglese e non ho fatto tempo a tradurle, ma la maggior parte, cioè quello che dovete andare a guardare poi sono le immagini, il resto ve lo dico io, tra l'altro c'è molto poco di scritto. Quindi parliamo di immagini, immagini che noi tentiamo di quantificare. Le immagini sono immagini di risonanza magnetica, difatti avete probabilmente sentito nominare questo strumento che serve per tante cose, per la diagnosi soprattutto di varie malattie non solo del sistema nervoso, di tutto l'organismo, ed è uno strumento tra l'altro molto usato ovviamente in ricerca per cercare di approfondire tutta una serie di conoscenze che in qualche modo cercherò di farvi vedere. Le immagini che noi andiamo a prendere in considerazione sono quelle del cervello, quella è un'immagine del cervello che farò vedere in più modi, anche in qualche situazione di tipo patologica, e che tentiamo ovviamente di quantificare nella sua interezza o eventualmente in varie strutture, in varie zone che ci sono all'interno del cervello. Quello che normalmente succede, per farvi un po' quello che noi chiamiamo il workflow, quello che succede durante, tutto il processo, è quello che noi prendiamo, acquisiamo le immagini dal paziente che è sdraiato in quella macchina, e poi normalmente, di solito, queste immagini vanno direttamente al radiologo. Quello che invece noi tentiamo di fare in questo caso è di prendere queste immagini e analizzarle al computer, quindi abbiamo sviluppato dei software veri e propri che possono in qualche modo tentare di quantificare queste immagini, creare dei volumi veri e propri da queste immagini e poi fornirle al radiologo stesso. In qualche modo questo può migliorare sotto certi aspetti sia il lavoro del radiologo, sia in qualche modo renderlo più preciso. Vi farò vedere questo. In sostanza, che facciamo? Noi prendiamo noi abbiamo un laboratorio di analisi di immagini, prendiamo queste immagini che possono essere, come vedete, quella a sinistra, non particolarmente carina, ha tutta una serie di elementi, di artefatti, di cose eccetera, cerchiamo di migliorarla con dei processi di immagini per cercare di avere un'immagine più bella, se volete, ma anche più precisa possibile, in modo da quantificarla. E questo ovviamente lo facciamo anche, soprattutto per il cervello, perché dal mio punto di vista, soprattutto da neurologo, è quella che è la cosa che mi interessa di più, anche perché questo può essere applicato a tutta una serie di malattie neurologiche. Che cosa facciamo? La prima cosa che facciamo è quella di separare, quindi, come avete visto prima, il cervello da tutto quello che non è cervello nel nostro cranio, mandiamo via la faccia, la scatola cranica, qualsiasi cosa possibile immaginare, e rimane soltanto quel grigio che vedete lì, che è quello che poi noi andiamo a quantificare. Questa è l'immagine di un soggetto normale che praticamente ha, che voi vedete con questo filmino. Quello che facciamo è tentiamo di quantificare tutte queste strutture. Quanto è grande un cervello, per renderci conto un attimino? È grande quanto una bottiglia d'acqua.
d'acqua, una bottiglia di vino o di birra. Se Dio vuole, grande quanto una bottiglia d'acqua. Però c'è un piccolo problema, è che nel tempo lo perdiamo. Voi ne perdete molto meno delle vostre professoresse, ma ne perdiamo, io ne perdo più delle vostre professoresse probabilmente, ma lo perdiamo un po' tutti. In termini quantitativi, di nuovo, non è una tazzina di caffè, sono poche gocce, ma è un piccolo cucchiaino l'anno, che tutto sommato non è una buonissima notizia, però è il nostro processo fisiologico, il nostro processo di invecchiamento. Da che cosa dipende? Ci sono tanti meccanismi complessi che fanno sì che il cervello possa in qualche modo sia diminuire di volume che sotto certi aspetti aumentare condizioni patologiche soprattutto. Considerate che tanti elementi, tra cui assolutamente da non sottovalutare la tossicità di determinate sostanze, dal fumo alle droghe all'alcol, creano sicuramente un'accelerazione di questo processo fisiologico di perdita di volume cerebrale, che possiamo quantificare abbastanza facilmente. Quello che vedete muoversi lì è in un paziente tutto quello che viene perso in un anno. Sono due immagini sovrapposte, a un anno di distanza. E tutto quello che voi vedete muoversi è quello che si perde in quel determinato soggetto, quello che si è perso in quel singolo paziente. Quello che succede in linea di massima è che un controllo, un soggetto normale, tipo me, adulto, perde tra lo 0,2 e lo 0,4% di tissuto l'anno. Io ho fatto per risonanza magnetica 10 anni, in 10 anni ho perso il 3,5%, che non è bellissimo, però è la vita. I pazienti perdono di più, i pazienti con scleroti multipla perdono il doppio circa, 0,5-1%, e i pazienti con Alzheimer, con tutte le malattie che riguardano demenza, perdono molto di più, anche 2-3% l'anno, soprattutto nelle fasi più conclamate della malattia. E questo è quello che noi possiamo andare a quantificare. Capite che, capite già che sotto certi aspetti, da un punto di vista dell'impatto del paziente, può avere la sua importanza. Ma che facciamo esattamente? Quello che noi facciamo è quello che fanno i radiologi, in linea di massima, di solito, senza l'aiuto del software, è quello di guardare due immagini e cercare di vedere le differenze. Se voi andate a guardare questi due topolini, sembrano fondamentalmente uguali, identici, non c'è nessuna differenza. Se li sovrapponete uno all'altro, vedete che uno è più piccolo dell'altro, uno è più atrofico dell'altro. Tra l'altro, dal punto di vista, se voi immaginate il cervello nella parte alta, che tra le altre cose è la parte frontale, che sarebbe la parte più importante dal punto di vista cognitivo. E questo è quello che facciamo, noi cerchiamo di fare, abbiamo fatto dei software che hanno la possibilità di quantificare in maniera molto precisa questo. Un software che abbiamo fatto molti anni fa ormai, perché è stato pubblicato nel 2001, quindi voi eravate quasi neonati, si chiama Siena per l'appunto, e in questo caso è un acronimo che sta per Structural Imaging Evaluation Normalized Atrophy, quindi una quantificazione dell'atrofia cerebrale nel tempo, così come nella singola immagine, con una precisione abbastanza grossa, che ci dà la possibilità di andare a guardare tutte le strutture cerebrali. Ogni colorino che vedete lì, per intenderci, è una struttura diversa che può essere quantificata e che ci può dare delle informazioni. Ovviamente non è soltanto una curiosità che penso in qualche modo voi abbiate, ma è anche una cosa importante da un punto di vista patologico, dal punto di vista di seguire e monitorare come vanno determinate malattie. Facciamo un esempio per quanto riguarda il cognitivo, vedete che in questo caso la situazione è abbastanza chiara, che si vede penso ad occhio. Sulla sinistra un paziente che ha una situazione dal punto di vista cognitiva abbastanza preservata, mentre l'altro è una situazione cognitiva, quindi delle situazioni dal punto di vista sia di memoria che di ideazione, che di velocità del processo ideativo, che sono alterate. Voi vedete come la corteccia cerebrale, che sarebbe tutta quella gialla, che sarebbe la nostra, quella che chiamiamo sostanza grigia,
non voglio dire che è la più importante, ma insomma è abbastanza importante, è persa in termini volumetrici in maniera abbastanza diffusa in questi pazienti che sono pazienti di sclerosi multipla. E questo voi vedete, è l'unico grafico che dimostro nel tempo, più i pazienti si peggiorano dal punto di vista cognitivo, più vedete che quel grafico in basso, quella box in basso, più si perde in termini di volume. La percentuale di volume che perdono coloro che peggiorano dal punto di vista cognitivo è maggiore di coloro che non peggiorano. Ma un'altra cosa che esiste e che c'è sia da un punto di vista soprattutto patologico è che non solo noi abbiamo una perdita più o meno fisiologica del tessuto, ma a volte in determinate patologie, incluso i tumori per esempio, abbiamo delle lesioni all'interno del cervello. Questi spot, queste cose bianche che vedete, che non sono bellissime, quando si vedono non è una buona notizia. Una cosa ovviamente da fare in queste situazioni, questo vuol dire anche volumetria, andare a vedere i volumi, identificare i numeri e i volumi di queste lesioni per andare a vedere come crescono o eventualmente dopo una terapia come diminuiscono. Quello che noi facciamo vedere proprio le mappe di queste lesioni, vedete quelle zone colorate, sono delle vere e proprie mappe che ci indicano soprattutto dove in determinate malattie, per esempio, queste lesioni sono più frequenti o meno frequenti. Un altro software che abbiamo fatto è quello di creare lo stesso concetto che ho fatto vedere prima, di sottrazione di immagine per identificare al meglio possibile queste lesioni e quindi quantificarle automaticamente creando una situazione che è abbastanza facile, che vi garantisco che sono studenti poco più grandi di voi che le fanno nei nostri laboratori, ce ne sono alcuni che stanno facendo la tesi in biotecnologia che stanno facendo esattamente queste cose, stanno tentando di quantificare queste situazioni in queste condizioni. E questo è importante, di nuovo, dal punto di vista cognitivo, non è soltanto la sostanza grigia importante nell'alterazione, ma anche il danno patologico che noi possiamo avere tramite queste lesioni, perché la presenza di queste lesioni crea una situazione di disconnessione tra i due emisferi che voi vedete lì. Scusate, tra i due emisferi, quello destro e quello sinistro, una situazione di disconnessione che è importante anche questa nel processo ideativo e in tutte le situazioni cognitive che ci può essere. Come le utilizziamo? Come utilizziamo tutta questa volumetria nella neurologia? Fondamentalmente noi le utilizziamo in tre modi al momento. Intanto in cercare di migliorare la diagnosi in determinate patologie come le demenze o eventualmente anche in determinate situazioni per quanto riguarda l'epilessia. Cercare di monitorare il paziente, cioè di vedere come nel tempo queste volumetria si comporta, questi volumi diminuiscono o meno, anche in reazione a una determinata terapia. Noi cerchiamo di capire se una terapia funziona o non funziona sulla base di di quanto volume sta perdendo rispetto a coloro che per esempio non la fanno. E l'altro punto, che forse dal mio punto di vista è ancora oggi il più importante, è quello che ci permette di conoscere un po' di più le situazioni del cervello, cioè ci dà delle informazioni che sono molto importanti da un punto di vista di quelle che sono il significato, quello che noi chiamiamo patogenesi di determinate malattie, come queste malattie si formano, perché e che cosa succede nel cervello di questi soggetti. Io vi ho parlato di una specifica tecnica di risonanza magnetica, ce ne sono tante, tantissime. Considerate che la risonanza magnetica ha preso in questi anni tre premi Nobel, quindi è una situazione, è veramente uno strumento in assoluta evoluzione. Voi vedete tutte quelle immagini colorate, sono vari modi di andare a guardare la struttura cerebrale, che è quello che vi ho detto oggi, ma le microstrutture, quindi andare a vedere a livello più piccolo, più, non dico cellulare, ma quasi, a livello di quello che succede in termini delle strutture cerebrali, ma anche la reazione funzionale, cioè come il nostro cervello reagisce a determinati stimoli, qualsiasi essi siano.
da uno stimolo motorio a uno stimolo cognitivo ovviamente, piuttosto che altri tipi di situazioni. In condizioni fisiologiche, quindi con un grosso sviluppo sulla neurofisiologia, così come in condizioni patologiche, che è quella a cui io sono più interessato, cioè come reagiscono, come il cervello si modifica durante una patologia. Questo ovviamente viene fatto in laboratori specialistici con tutta una serie di software che vi ho fatto vedere, che sono alcuni vi ho fatto vedere, che sono di solito sono quelli che noi chiamiamo homemade, quindi li vengono fatti a casa e vengono poi di solito messi quasi tutti in rete. Tutti questi software di cui vi ho parlato, incluso quelli che vi ho detto adesso, possono essere scaricati dalla rete regolarmente. In teoria li potreste usare se aveste un'immagine di risonanza magnetica. E questo è il nostro prototipo di quello che abbiamo in laboratorio, su cui gli studenti come voi lavorano, e questo è il film. Sono in questo laboratorio è tutta una serie di enti che collaborano con noi e in qualche modo anche ci supportano. Grazie. Qualche domanda, ma telegrafica, possiamo provare a utilizzare qualche minuto alla fine di ogni relazione per fare qualche chiarimento. Ci pensate, lo teniamo giù in fondo, però segnatevele se avete dubbi e non avete vergogna. Io ringrazio il professor De Stefano e invece passo la parola a Pasquale Fedele. Ci parla della potenza della mente e di quelli che sono gli strumenti in grado di leggere questa potenza e trasformarla in azioni, aprendo scenari veramente inimmaginabili. Professor Pasquale Fedele è il fondatore e l'amministratore delegato di Liquid Web, che è una startup. Sono luoghi nuovi, sono pochi anni, in genere pensavamo solo alla ricerca accademica. Le startup sono luoghi nuovi di ricerca, molto giovani e che danno tanto all'acquisizione di conoscenza. E gli passo la parola e credo che appunto anche a sua volta. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Se non mi interessa la presentazione precedente. Cosa rimane no? Abbiamo giocato un po' con le parole del titolo della mia presentazione. Quello di cui ci occupiamo è sfruttare quella che era, siamo partiti da quella che era la conoscenza sul cervello, che come diceva il professor De Stefano, ad oggi comunque, anche nell'intervento precedente, è limitata e per pochissimo quello che ha rispetto al potenziale reale. Sfruttare queste conoscenze per cercare di dare alle persone con gravi disabilità la possibilità di superare degli handicap. E quindi in realtà il power, la potenza che noi utilizziamo è proprio un potenziale elettrico. Noi andiamo a misurare l'attività elettrica sulla cortice cerebrale e permettiamo ai pazienti di controllare dei dispositivi. Per rendere molto pratica e concreta, vi farò vedere subito un video, ma prima del video un numero, memorizzate questo numero, 40, sono 40 minuti, e ne parleremo fra poco. Questo video è stato girato circa un mese fa e un padre completamente paralizzato a causa della SLA, è stato in questa condizione da 3 anni, che per la prima volta interagisce con la figlia di
questa fase cosiddetta di lock-in, ovvero completamente paralizzato in tutti i movimenti, ma come poi ha dimostrato appunto nelle ultime settimane, cognitivamente integro, quindi la mente funziona e lui ha la capacità di interagire. L'unico canale che ho a disposizione era questo, quindi noi lo seguito ho fatto utilizzando appunto un caschetto con dei sensori elettroencefalografici, andiamo a leggere questi impulsi cerebrali. Qui vedete quella che è la prima applicazione che noi utilizziamo durante il training, ovvero un semplice selettore di sì, no, non so, che per noi ovviamente che abbiamo tante possibilità, ci sembra poco, ma a persone in questo stato cambia sostanzialmente la vita, lui può dire se sta bene, se sta male, può cominciare a interagire con i familiari. Ovviamente vedremo fra poco se andiamo più oltre nell'interazione, però questo è un passo che ci permette già di capire se il paziente sarà in grado di utilizzare questo canale di interazione. 40 minuti è il tempo medio necessario affinché un utente, mediamente anche una persona sana, possa cominciare a interagire tramite questa modalità. Quindi è il tempo medio di training per arrivare a utilizzare in modo usabile e robusto questo canale di interazione. Cos'è che c'è dietro questo dispositivo? Un filone di ricerca di tecnologia chiamata Brain Computer Interface, ovvero interazione uomo-macchina basata sul cervello. Si utilizzano, come dicevo, dei sensori elettroencefalografici che vanno a misurare l'attività elettrica sulla corteccia cerebrale, e quello che noi facciamo poi, il nostro lavoro è essenzialmente, noi siamo ingegneri informatici, sviluppiamo del software, che facciamo? Analizziamo i segnali, questi impulsi cerebrali, e tramite tecniche di intelligenza artificiale cerchiamo di riconoscere la mappa elettrica che corrisponde a determinati stimoli volontari. Nel caso specifico noi utilizziamo degli stimoli legati al movimento immaginato, quindi sono gli stimoli, detto semplicemente, sono assimilati alle immagini che noi abbiamo quando pensiamo di muovere magari una mano in avanti, indietro, a destra, a sinistra, in alto, in basso, e lo stimolo che anticipa il movimento stesso, quindi un po' diverso dal movimento attuale. Comunque quello che facciamo è leggere questi stimoli, riconoscerli e utilizzarli come una sorta di joystick mentale. Quindi il concetto che più spiega meglio il funzionamento del sistema è un joystick mentale che consente di controllare dei dispositivi. Noi ci siamo focalizzati prima di tutto su pazienti con grave disabilità, ma cominciare a pensare quante altre applicazioni sarebbero. Guardate quest'altro video, questo è un altro paziente, al solito, quindi vedete l'interfaccia con lo stile non so, si comincia da questa, ora si vedrà, questo invece è il passo successivo, si comincia con delle griglie, quindi dopo uno vedete sto bene, sto male, sono delle griglie a più livelli, quindi un altro ulteriore passo di interazione. Abbiamo pazienti che hanno potuto dire ho mal di denti, oppure un altro paziente che era completamente anche con gli occhi chiusi, i pazienti che hanno visto in questi due video comunque avevano ancora la possibilità di tenere le palpebre aperte. Abbiamo un paziente che completamente anche con le palpebre chiuse, però abbiamo aperto le palpebre, abbiamo chiesto se vedeva, ha detto di sì, ha visto il nipote di 5 anni per la prima volta, lui è il caso più grave che abbiamo, è da 6 anni in lock-in completo, quindi vi dà un'idea di questa cosa significa. Il focus che abbiamo è su pazienti, come dicevo prima, con patologie neurodegenerative, come la SLA, piuttosto che che si trovano in stato di lock-in a causa di ischemia o traumi cerebrali. Ovviamente in questi ultimi due casi le probabilità di successo sono più basse, in quanto ci possono essere stati dei traumi che
abbiamo intaccato anche la parte cognitiva, però abbiamo anche dei casi di successo anche in questi ambiti. Un elemento ovviamente fondamentale è la fase del training, perché sebbene io in modo molto semplice vi abbia spiegato che è legato a delle immagini di movimento, in realtà per far sì che l'utente si concentri sul pensiero, sullo stimolo che mi serve per andare a far utilizzare il sistema, ha bisogno di fare un po' di pratica, e questo abbiamo visto mediamente richiede 40 minuti, c'è chi in 10 minuti riesce già subito a interagire, c'è chi magari abbiamo a che fare con persone anziane, quindi ci possono mettere di più, anche 1.5-2 ore. Ovviamente nella fase di training, proprio per la caratteristica degli algoritmi che utilizziamo, una parte è anche dedicata alla calibrazione dell'algoritmo stesso, che di per sé richiederebbe pochi secondi. In realtà un po' si segue il training del paziente, più il paziente acquisisce consapevolezza nel generare lo stimolo, più via via l'algoritmo lo segue, quindi si ricalibra sui nuovi stimoli che il paziente sta generando. Una cosa che abbiamo aggiunto di recente è anche un'analisi dei segnali legati allo stato emotivo, per cercare anche di capire, soprattutto nei casi di dolore incompleto, in cui non abbiamo alcun feedback, neanche un minimo feedback, se il paziente magari è in un momento in cui ha un dolore, una sofferenza, oppure sta dormendo, e sono segnali ovviamente che ci suggeriscono magari di rinviare il training, perché magari non è il giorno buono e quindi è meglio tentare un altro giorno. Ovviamente abbiamo validato la piattaforma facendo dei training approfonditi con disegnando il protocollo apposito, e siamo stati anche molto fortunati, nel senso noi su una casistica di 100 training completi abbiamo avuto 2 fallimenti nel gruppo di pazienti in completo login, ne un gruppo da 15 pazienti in completo login, di questi solo 2 sono falliti, quindi diciamo, potevano essere anche molti di più, perché ovviamente quando abbiamo di fronte un paziente in completo login non sappiamo quale è quello stato cognitivo, e quindi è chiaro che diciamo, è difficile anche dire quale potrebbe essere la probabilità di successo. Ovviamente abbiamo fatto pubblicazioni, giusto per darvi un termine di paragone con altre tecnologie, la tecnologia più vicina che probabilmente avete visto è quella dei motori oculari, che sfrutta il movimento delle pupille per interagire con un computer. Ecco, è molto, concettualmente è molto simile il discorso, noi utilizziamo invece il movimento della pupilla questi stimoli cerebrali. Ci sono ovviamente anche delle altre applicazioni di brain computer interface che sfruttano principalmente un altro tipo di approccio denominato P300, che sfrutta il canale visivo per stimolare un feedback che viene generato a livello cerebrale, però ecco, nella fase in cui quando ho cominciato a lavorarci diversi anni fa, ecco, la prima cosa è stata quella di cercare di capire quale potrebbe essere il filone più promettente, e quello era oggi quello più seguito, però perché potenzialmente potrebbe dare più risultati, ma in realtà non è sufficientemente robusto, richiede una sensoristica di grande definizione con l'uso del gel, cosa che non è pensabile per un utilizzo quotidiano. Oggi è per controllo un dispositivo medico di classe 1, e quindi abbiamo fatto il passo verso il mercato, abbiamo cominciato con le vendite, quindi è stato un percorso che dalla ricerca e oggi è un prodotto, quindi è una bella soddisfazione che premiamo ogni volta che riusciamo ad aiutare un paziente in questo percorso. Ma ancora, cos'è che c'è dietro come visione? E ora la visione iniziale, realizzare un sistema di
user interface, interfaccia uomo macchina basato su dei biofeedback. Quello che abbiamo fatto in questa fase è utilizzare il segnale cerebrale, quindi sensori particolari elettroencefalografici, ma in realtà lo stesso sistema è stato pensato per utilizzare un qualsiasi segnale che possiamo generare tramite il nostro corpo, da un semplice movimento a tramite sensori cardiografici, uno stimolo di un muscolo e così via. Quindi siamo oggi in quello che era il primo gradino, il nostro primo obiettivo. Davanti lo sappiamo, noi abbiamo già realizzato ad esempio dei controlli di carrozzeria elettrica, dei controlli domotici. Abbiamo realizzato un robot umanoide che può essere utilizzato come una sorta di avatar del paziente stesso, quindi il paziente muove il robot in giro per casa e tramite il robot può comunicare con i familiari, con familiari che sono in un'altra stanza. E quindi ovviamente andando avanti con questi sviluppi dobbiamo fare anche ampliare il target per arrivare anche all'ambito consumer con il controllo di dispositivi di IoT e di robotica per questo video che può far capire questo aspetto. Qui quello che vedete è il controllo di un elicottero che è comandato mediante appunto questo tipo di stimoli. Ma tipicamente, diciamo, quando noi
ci guardiamo, noi abbiamo tre grandi tipi di modalità con cui ci interfacciamo, capiamo e interpretiamo, poi prendiamo delle azioni con il mondo, per cui sviluppiamo tecnologie. Una è la vista, abbiamo telecamere, schermi, l'altro è l'udito, per esempio, dove abbiamo microfoni, altoparlanti, e l'altro è legato al sistema sensorimotore. Il sistema sensorimotore è praticamente un sistema che vi permette di esplorare tattilmente il mondo circostante e poi di interagire con esso, okay? Spostare gli oggetti, muovere il remote. Quindi mi concentrerò soprattutto sulla capacità di muoverci e percepire, ok? E come possiamo noi aumentare queste capacità. Nel mio laboratorio, presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Matematiche, sviluppiamo, queste sono le immagini, vedete che c'è un grande numero di parte il gruppo, e a parte diciamo la TMS che già comincia a fare intravedere una grande collaborazione con il gruppo di Simone Rossi, il Dipartimento di Alessandro Rossi, di Neuroscienze. E questo è il gruppo di ricerca, ci sono 15 persone, ma voi vedete tutte mani, vedete qui c'è una mano, qui c'è una robotica, lì c'è una mano in qualche modo assemblata, qui ci sono due mani, ancora mani, ancora mani, ancora mani, questa è una specie di dito con tante articolazioni, qui sono mani, questa è una mano ancora. E questo in realtà è l'interazione con la parte motoria che controlla le mani, quindi c'è anche lì. Siamo molto focalizzati sulle mani. Okay. Ci siamo focalizzati su, noi sviluppiamo tecnologie per le mani, che è, se vogliamo, l'organo più importante per esplorare tattilmente e anche interagire con il mondo circostante. Abbiamo una visione, cioè la nostra visione del laboratorio è quella di sviluppare quelle che io chiamo interfacce sensorimotorie, ci arrivo in un attimo. Un'interfaccia sensorimotoria per me è un'interfaccia che mi permette di capire come si muove il mio corpo, come Kinect, le telecamere e le GPT, però io non solo voglio capire come si muove il mio corpo, voglio anche in realtà interagire con esso, cioè scriverci qualcosa, okay? Guidare certi movimenti, per creare una migliore integrazione tra uomini e robot, e certi animali. Queste sono due tecnologie tipiche, questo è sviluppato dall'Istituto di Tecnologia con cui collaboro dal 2009, anzi questo gruppo di ricerca è in gran parte a Siena, ma c'è una parte anche che sviluppa ricerche a Genova. La stessa tecnologia può essere utilizzata sia come robot umanoide che come robotica indossabile. Vedete, questo è un esoscheletro che permette, diciamo, di aumentare certe capacità motorie a questa persona che in realtà non ne ha. In realtà oggigiorno questi esoscheletri sono anche utilizzati nell'ambito industriale. Per esempio, noi abbiamo in Europa molti lavoratori anziani che non riescono più a sollevare i pacchi, supponiamo che lavorino ad Amazon. Allora cosa, invece che licenziarli, gli si mette questi esoscheletri addosso e in qualche modo aumentano la potenza, diciamo, di sollevamento pesi, e quindi riescono a continuare a lavorare senza sforzarsi. Beh, una delle cose che facciamo quando interagiamo con un corpo umano è quello che stimoliamo il canale alto, cioè il canale, come posso, diciamo, io posso, voi potete misurare cosa faccio, ok? Ma come potete interagire con il mio corpo? Potete interagire con il mio corpo tipicamente toccandomi. Okay? Cioè applicando delle forze, e questa in robotica si chiama tecnologia aptica. La tecnologia aptica è una tecnologia che permette di, sono sempre dei robot, però sono dei robot un po' diversi, che permettono di applicare delle forze sul vostro corpo anche se gli oggetti non esistono. Okay? Guardate questo esempio, qui io sto toccando una pallina, okay? Cosa faccio? Tocco questo tavolo, applico una forza sul tavolo, il tavolo applica una forza uguale e contraria su di me, principio basilare della fisica, ok? Come reazione. Cosa? Quindi io percepisco il tavolo attraverso la forza che il tavolo fa su di me. Questo è l'unico modo con cui lo percepisco. Guardate, se io sostituisco questa pallina con un oggetto virtuale che può non esistere o essere a distanza, ma di fatto non c'è, è un oggetto fantasma. E poi ci metto un robot che mi applica le stesse forze che mi applicherebbe la pallina se fosse lì, ok? Quindi io cosa creare? Un robot che mi genera un campo di forze che simula la presenza di una pallina, cioè sento attraverso queste forze che mi dà il robot la consistenza di questa pallina, ok? Questa tecnologia è una tecnologia molto promettente che si chiama haptics technology, cioè robotica per il tatto. Quindi la robotica è molto vicina all'interazione sensorimotoria grazie al canale. Questa è una delle applicazioni che abbiamo fatto tempo fa nell'ambito del progetto europeo, dove noi sviluppavamo uno dei motivi per cui uno diceva: perché non tocchi tu direttamente? Perché devi avere una pallina distante? Oppure puoi toccare?
giocare a distanza. In realtà, più guardate, c'è un'area di psicologia che entra all'interno del cervello simulato e io voglio in qualche modo percepire cosa sta toccando questo ago. L'unico modo per percepire è misurare qualcosa con dei sensori da questa parte e riprodurlo come forze attraverso questo robot che mi fa tecnologia. Ci siete tutti? Quindi dei robot che fanno forze su di me sono robotica per interfaccia del tatto, ok? Questi robot, sia questo che questo qui, sono robot di tipo desktop che si appoggiano sui tavoli. La grande idea che abbiamo avuto noi a Siena è quella di sviluppare una tecnologia che fosse completamente indossabile. Cioè diciamo, qui io posso fare certe cose, ma devo essere limitato a questo spazio di lavoro, devo essere qui, devo essere esattamente dove c'è il robot, non posso andarmene in piazza del campo, ok? Noi abbiamo sviluppato una tecnologia indossabile, che è questa, che è una tecnologia che posso mettere sul dito, guardate, e percepire l'esistenza di questo oggetto anche se l'oggetto non c'è. Lo vedete? Cosa fa questo robot indossabile? Questo robot presenta sul mio dito, diciamo, la pressione e la superficie che è il piano tangente alla superficie di questo oggetto virtuale, ok? Quindi io percepisco questa pallina attraverso questa piattaforma che mi si applica sul dito. Qual è la grande differenza tra questo robot qui, questo robot qui e questo che abbiamo sviluppato ora? È la grande indossabilità, cioè io posso andare in piazza del campo e continuare a sentire sul mio dito delle cose che vengono dal mondo virtuale, dal mondo del gaming, dal mondo della medicina e così via. Ok, questa è una cosa importante. L'altra cosa importante è che mentre prima era assolutamente difficile fare interazione virtuale o remota con più punti di contatto, perché in genere io quando interagisco, no? Quando io afferro questa bottiglia, la afferro con 5 dita, ok? Non solo con 2 dita. Quindi io cosa devo simulare? Se voglio togliere la bottiglia e sentirlo sulla mia dita, devo simulare delle forze su ogni polpastrello. Era molto difficile farlo con i robot che erano sul tavolo. È molto più facile fare tutte le tecnologie che abbiamo sviluppato insieme. Guardate, qui tocco e sento, diciamo, misuro l'interazione con la realtà virtuale e lo sento sulle mie dita. Ok? Quindi posso, diciamo, inventare dei contesti di gaming. Ora poi arriviamo anche alle applicazioni mediche, in cui diciamo io in modo indossabile sento questi oggetti. Questo lo stiamo sviluppando all'interno di un grande progetto europeo che ho avuto l'onore di coordinare 10 anni di ricerca, che si chiama World Arctics for Humans and Robots. C'è un grande interesse da parte di immaginare di Oculus Rift, perché Oculus Rift per ora questo caschetto di realtà virtuale di Facebook di fatto. Non ha interazioni tattili, ok? E diciamo sono interessati alla nostra tecnologia per avere interazioni tattili nell'ambito dei videogame. E stiamo, diciamo, loro hanno in testa i nostri dispositivi, che sono, diciamo, questi. Ovviamente questi dispositivi sono fatti in prototyping nel laboratorio, poi quando andranno, un domani, se andranno sul mercato, saranno bellissimi come questi, ok? Ma il cuore della tecnologia è. Ok, altro tipo di applicazione di questa robotica indossabile è quella di teleoperazione, cioè di capacità di potenziare una delle cose più difficili è manipolare degli oggetti, ma sembra una cosa semplice, ma manipolare degli oggetti, cioè controllare la forza che noi facciamo col pollice contro le altre dita, non è una cosa banale, ok? Qui guardate cosa facciamo, immaginiamo un scenario, scusate, siamo a cucina, c'è cioè questa barretta di materiale radioattivo, non posso mettere la mia mano direttamente sulla barretta di materiale radioattivo, la teleopero dall'esterno, qui siamo a Siena, questo robot va all'interno dell'incidente, e muovo questa barretta da un punto all'altro, ok? Lo faccio in remoto, qui guardate, misuro il movimento della mano e qui misuro quello che se mi trasmetto questo movimento duplico sulla mano robotica, la mano robotica misura le forze. Ok, guardate che qui per spostare da un buco a un altro devo avere la percezione di forza, altrimenti non ce la faccio a capire dove c'è il buco sostanzialmente. E quindi queste forze vengono riprodotte sul mio dito di là. Questo è il primo esempio di interfaccia sensorimotoria, cioè un'interfaccia che misura la mia mano e scrive sulla mia mano quello che sta succedendo a una mano remota. Quindi è un'interfaccia sensorimotoria che interagisce con il sistema sensorimotorio per aumentare la capacità, per spostare, come se io lanciassi la mia mano in Giappone e posso fare delle operazioni. Allora, per farvi vedere qui, questo guardate ragazzi, questo è un modulo di
difficile, perché qui questo vincolino si vuote, quindi può scivolare. E qui noi facciamo l'assemblaggio dei mattoncini Lego, dove la forza è importantissima, se no non riuscireste mai a innestare, a attaccare i mattoncini su una. Per cui vi voglio far capire quanto sia importante il feedback di forza che noi abbiamo. Guardate, qui premo, essendo di là, qui abbiamo altri due di interfaccia, hanno lo stesso tipo di principio, e riesco a fare questo tipo di reazione. Va bene? Cosa possiamo fare? Diciamo, il concept che abbiamo qui dentro, che noi stiamo cercando di fare in un modo molto importante, è quello, diciamo, io credo molto a una robotica che interagisce con l'uomo. A me piace più pensare che il robot aiuta l'uomo invece che il robot sostituisce l'uomo. Quindi immagino uno scenario in cui questo qui, invece di assemblare i mattoncini della Lego, che ne so, che è la cover dei nostri telefonini, cioè diciamo sono dei mattoncini dei telefonini, e c'è l'operatore che è assieme da qualche parte, il robot che è in cima da qualche altra parte, però noi continuiamo a tenere l'operatore, l'operaio a Siena, che teleopera il robot in Cina per fare lavoro, diciamo, ad alta manualità. Prima uno dice, ma perché questa non è di banale? Perché ora è più importante? Ora è più importante perché questa tecnologia che stiamo sviluppando noi, ok? Diciamo, ora è a basso costo. Prima i robot che servivano per fare questo erano, diciamo, i robot che servivano per fare questo erano quasi costosi quanto il robot remoto. Quindi uno per far tenere l'operaio a Siena doveva spendere il costo di due robot. Uno qui a Siena per interfacciarsi con le dita e l'altro in Cina. Ora invece noi stiamo abbattendo i costi e quindi diventa più praticabile la via di tenere il lavoro a distanza. Quindi non ci sarà, diciamo, più, questa è la mia visione ovviamente, più bisogno di delocalizzare la produzione. Altra tecnologia, sempre altra applicazione della stessa tecnologia, tratto remoto, ok? Io posso voler toccare a distanza. Qui sono a Shanghai o qualcosa, sento a distanza. Perché? Perché in realtà io voglio comprare una moto, voglio sentire la consistenza del sellino, ok, della sella, non posso andarci lì sul posto, qualcuno, il mio amico ci va a distanza, lo tocca e io da quest'altra parte a Siena sento qual è la consistenza della moto, di quello che sono, un tessuto. Quindi diciamo anche per il mercato elettronico potrebbe essere importante questa cosa. O anche per medicina, qui potrebbe esserci un operatore che si trova, il medico che si trova nella sala centrale, e questo è il paramedico che va sul luogo dell'incidente e sente il polso, per cui il medico in sala centrale riesce a sentire il polso del soggetto che ha avuto l'incidente, ok? Quindi posso trasmettere non solo parte di dati ma anche feedback di dati. Oppure immaginiamo la riabilitazione, e la riabilitazione, questa è una cosa che stiamo facendo con il gruppo di Simone e con la produzione del gruppo di fisioterapisti di Cincoloni, vogliamo, diciamo, far capire al fisioterapista come il soggetto che ha avuto un ictus distribuisce le forze sulle dita, e questo lo posso fare misurando la forza che mi mette da una parte e trasmettendola dall'altra. In realtà posso fare anche dei concept di riabilitazione dove faccio sentire sulla mano non affetta da ictus quello che sta facendo lui con la mano affetta da ictus, quindi diciamo avere una consapevolezza con certi paradigmi importanti. Oppure applicazioni più dall'azienda che produce il Da Vinci,
Il Da Vinci, che è il robot chirurgico che noi abbiamo anche a Siena, è un robot che non ha un filo tattile, cioè il chirurgo o applica una forza grande o applica una forza diciamo piccola verso l'organo, non percepisce cosa c'è dal punto di vista, non percepisce che forza fa. Okay? Uno dice, ma perché devo percepire la forza? Non so se conosce il Da Vinci, ma insomma questo robot entra all'interno del corpo umano attraverso i fori fatti apposta, degli accessi fatti apposta, interagisce con un organo, questo è un organo simulato, ok? E qui vedete con la nostra tecnologia, che è quella che era sul dito, vedete come posso palpare un organo. Palpare e quindi misuro qui e percepisco dall'altra parte, cioè il chirurgo in questo modo può sentire, diciamo, la consistenza del corpo e sentire per esempio la presenza di tumore, che è molto importante, perché quando si opera su organi deformabili, l'esempio principe è il polmone, una cosa è l'immagine dove dice che c'è il tumore, poi in realtà si perde la conformazione anatomica dell'organo, quindi devo toccare per sentire il tumore e per rimuoverlo. Quindi la parte di palpare è fondamentale. E quindi noi abbiamo sviluppato questa. Un'altra cosa che ci piace, diciamo, una delle cose che abbiamo sviluppato a Siena è questa grande tecnologia per la mano. Cioè noi abbiamo detto la tecnologia, anche la tecnologia robotica, può cambiare nel tempo. Cioè tra 10 anni ci saranno magari i micro robot, ok? Ma la mano dell'operatore sarà sempre la stessa. Così come abbiamo fatto, diciamo, un matrimonio con quelli della Da Vinci, della Intel Surgical, ora stiamo operando insieme a dei ricercatori che stanno sviluppando dei micro robot, che si possono ingoiare e poi vengono mossi attraverso, diciamo, dei campi magnetici. Okay? Qui vedete, noi siamo sempre qui assieme, ma attraverso il dispositivo di interfaccia grafica, questa volta non comanda più un robot, diciamo, meccanico, ma comanda un robot che interagisce con un micro robot che porta, diciamo, dei farmaci da qualche parte. E qui vi faccio vedere il video, guardate, qui lo stiamo comandando noi, qui siamo a freccetta blu come un videogame, e comandando cosa? Le correnti dei magneti che controllano il movimento di questo robot. Questo robot è un robot metallico e può essere orientato dai campi magnetici. Quindi controllando la corrente dei magneti si controlla il movimento dei robot. Quindi, diciamo, noi ci piace dire che la ricerca fatta sulla mano robotica è una ricerca sempre verde, sulla mano umana è una ricerca sempre verde, nel senso che cambierà, diciamo, io immagino che tra 100 anni i robot saranno completamente diversi, però forse le nostre mani saranno abbastanza simili, magari le mani saranno diverse, però no, stiamo cercando di cambiare anche le mani, ora vi faccio vedere un po'. Un'altra cosa che ci piace molto, che ho ancora 5 minuti, è aiutare le persone che hanno perso il funzionamento della mano. Noi siamo molto concentrati sulla mano. Okay? Questa è una persona che è un ictus, Alessandro, ci sta aiutando molto, e questa persona che è un ictus, che cosa ha? Un problema che non riesce più ad afferrare con la mano destra la bottiglia, quindi non riesce più ad aprire la bottiglia. Fate le manovre strane, lui deve fare delle manovre alternative, tipo reggere la bottiglia così e stapparla, oppure sedersi e metterla tra le ginocchia, ok? Perché non gli funziona più una delle due mani e quindi non riesce più a stapparla. Cosa possiamo fare? Se fosse un amputato sarebbe semplice, perché un amputato mi metti una robotica in qualche mano, in qualche modo la fai muovere. Ma per uno che ha già la mano è lì e non si muove bene, cosa posso fare? Posso fare tante cose, in realtà, diciamo, tutte complicatissime, gli metto degli esoscheletri che sono più grandi, sono grandi così.
più o meno così. Quindi io vado con una cosa così sopra che mi muove tutta la mano, quindi vado con... oppure gli aggiungo il minimo, la minima complessità robotica, il minimo elemento meccatronico indispensabile per fare una presa. Cosa serve per fare una presa? Chi me lo dice voi? Afferrate qualcosa con le vostre mani. Che vi serve? Il grip. Ma insomma, se vi serve, cioè, a cosa rinuncereste qui? Vi serve il pollice, diciamo, io rinuncerei prima a questo, poi a questo, poi a questo, poi a questo e poi a questo. Perché se anche non ci avessi queste quattro, comunque potrei afferrare qualcosa dal pollice, ok? Quindi lui di fatto è come se avesse un palmo a cui io posso semplicemente aggiungere il pollice robotico. Quindi abbiamo inventato questo pollice robotico, che abbiamo chiamato sesto, che permette, diciamo, di creare la capacità di grip, di presa, anche in persone che hanno una mano, diciamo, bloccata. Questo dito è un dito che ora è diventato un braccialetto, è un braccialetto che comodamente il soggetto tiene sotto la giacca e mette in docking position solo quando deve utilizzare, ok? E poi fa quello che vuole. Ah, beh, ora qui abbiamo un cappellino che misura un'attività elettrica del cervello, però un EMG, più che un EMG. E qui vedete cosa fa. Lui qui riesce a rifar funzionare attraverso, come andiamo attraverso un anello. Questa è l'interfaccia sensorimotoria, questa è la nuova integrazione tra robot e l'uomo che immaginiamo. Quindi lui riesce a riutilizzare, a riaprire il tubetto del dentifricio, a spalmarlo, a mettere la pasta del dentifricio sullo spazzolino, e quindi, diciamo, riesce a rifare le tasche di manuali che prima non poteva fare. Qui guardate cosa può fare bene questa persona che ha un'abilità della mano, riesce a muovere il braccio, perché sì, se io riesco a rifare la presa ho di nuovo ragione di esistere il mio braccio, perché posso muovere il braccio. Quindi avere un oggetto di questo genere permette, compensa la funzionalità della presa, ma rimette in movimento tutto il braccio, quindi è riabilitante per il braccio. Okay? Una cosa che io ho imparato è che se una persona ha un ictus, o comunque, diciamo, ha una inabilità, comunque quella parte la deve tenere sempre in movimento. Primo perché è importante per tutto il corpo, ma anche perché non sappiamo se tra 5 anni ci può essere un'innovazione tecnologica che mi aiuta, quindi io devo tenere il mio corpo pronto, okay, ad accogliere questa nuova tecnologia. Se il mio braccio non funziona più e diventa un terzo di quello che è, non posso più farlo muovere, è un problema. Altri task, lui è ad esempio Alessandro che sta spalmando la marmellata sulla fetta biscottata, la prima l'aveva rotta, qui c'è anche un po' di controllo di forza, ok? Andiamo subito al dunque, se non vengo troppo. Quindi lui sta spalmando tranquillamente la sua marmellata e quindi poi la mangia. Rimettendo in si fa il caffè. Uno dei problemi per questo tipo di video è stato quello di farlo waterproof, cioè resistente all'acqua. Scusi, ma quel cappello gli serve per comandare? Sì, no? Serve per comandare in modo relativamente simile a quello che faceva. In realtà noi catturiamo una cosa molto più semplice, che è l'attività elettrica del muscolo del frontale smasco, per cui lui alza le sopracciglia, semplicemente si detecta l'attività elettrica di questo muscolo e diventa un interruttore che fa partire. È come avere uno switch sull'anello da un'altra parte. Non, diciamo, lui non deve pensare a niente se non che alzare il switch. Ma anche questo sesto dito ha un sensore di forza? Anche un sensore di forza, perché la persona può essere stata affetta dal punto di vista motorio, ma anche dal punto di vista sensoriale. Cioè può non avere nessuna percezione. Quindi io devo sapere che forza ho da una parte all'altra. Ok, qui vedete sempre Alessandro che sbuccia una mela, ok? Quindi che applica una certa forza nel sesto dito per poter, diciamo, tagliare fettine della mela e poi mangiare. Oppure tasche più importanti come quello di sollevare, qui ci sono dei tasche di questo procedere, ma qui porta una busta della spesa. Con un grande beneficio, lui era contentissimo perché la prima volta lui riusciva a riportare questa busta della spesa con un grande beneficio per tutto il braccio. Cosa facciamo? Possiamo utilizzarlo per delle persone che hanno della disabilità, ma anche nel ambito del potenziamento per delle persone, diciamo, sane. Cosa? Inventandoci con Simone Rossi lunar grasp. Cioè qui vedete questa persona che ha due pollici, di fatto, ok? Che può utilizzare il
pollice basso nella parte lunare per reggere la bottiglia e utilizzare il pollice indice per reggere, per ospitare il tazzo. Questa è una, diciamo, se vogliamo spingere al limite, io personalmente credo che per lo stroke siamo pronti domani. Questo qui già è più speculazione scientifica, cioè cercare di capire cosa faremo noi con delle dita in più. Okay? Oppure possiamo immaginare, diciamo, quello che sempre Simone gli era venuto in mente, Simone Rossi, ora parliamo un attimo, ma gli era venuto in mente il nome di Anatomical Impossible Grasps, prese anatomicamente impossibili, che sono possibili solamente se abbiamo. Oppure il buon grasp, afferrare due oggetti contemporaneamente. Stiamo facendo anche degli studi in risonanza magnetica per capire se questo sesto dito che abbiamo realizzato MRI compatibile, se viene mappato come parte del nostro corpo o come strumento, diciamo, di più. Quindi stiamo andando con soggetti sani per ora in MRI per fare degli studi e stiamo cercando di, diciamo, inizialmente abbiamo delle immagini iniziali molto promettenti, ma ancora non possiamo dire una conclusione. La nostra idea sarebbe che dopo un po' di esercizio il sesto dito diventa parte del nostro corpo, anche per soggetti sani. Finisco semplicemente dicendo che questa è una grande collaborazione da me e Simone Rossi, che è inquadrato, quindi tra il mio laboratorio che si chiama Sims Lab, sia il laboratorio di Assistance Lab del Dipartimento di Ingegneria e il BIN Lab, CBIN, del Dipartimento di Scienze, dove c'è Alessandro Rossi e Simone Rossi, che è inquadrato poco. E poi fortunatamente abbiamo una grande, stiamo avendo molto successo in termini di finanziamenti, cioè abbiamo più soldi che personale che ci lavora. Siamo sempre a caccia di persone che vogliono lavorare con noi. Questo è molto incoraggiante, grazie professore. Cerebro dall'esterno. Vorrei partire con questa diapositiva, nel 2015
14, come in Renascent, ci si riferiva soltanto a quello che erano l'assunzione di farmaci o droghe, alcol, cocaina, tutto quello che vi pare. Ho rifatto la ricerca stanotte, un tentativo di preparare le diapositive, e ho scoperto che da metà del 2015 al concetto di neuroenhancement si sono aggiunte anche le metodiche di stimolazione non invasiva cerebrale e anche quello di cui ci ha parlato prima Pasquale Fedele, cioè la possibilità di comunicare tra il cervello e la mente. Quindi forse Neri ha avuto una certa influenza anche nella comunicazione di massa come quella di Wikipedia. Quando si parla di stimolazione cerebrale, si intende una stimolazione cerebrale profonda, in cui gli elettrodi vengono inseriti tramite l'intervento chirurgico in determinate strutture del nostro cervello, e di una stimolazione cerebrale superficiale, cioè in cui non c'è necessità di aprire il cranio per mandare delle correnti all'interno del nostro cervello. Perché si manda una corrente al cervello? Si manda una corrente al cervello per cercare di modificare un pochino la funzionalità di determinati circuiti che presentino determinate patologie, tipo la malattia di Parkinson, tanti disturbi psichiatrici, funzionano male. Per cui il concetto della neuromodulazione, perché di questo si parla, è applicare una piccola quantità di elettricità su un network neurale o su una struttura, su un nodo, su un nodo di una rete. Questo network deve essere parte di o connesso con un circuito che ovviamente supporta una determinata funzione o funziona male nel caso della patologia, con l'obiettivo di indurre delle modificazioni funzionali a lungo termine attraverso le quali ottenere un effetto detettabile da un punto di vista comportamentale e terapeutico. Quindi una sorta di interazione con il nostro cervello per cercare di modificare il comportamento. Alcuni eventi, questo è un evento del sistema introdotto e aumentato un paio di anni fa, è un sistema che prevede un intervento neurochirurgico, viene inserito nel nostro cranio, il sistema riesce a detettare un'attività elettroencefalografica, cioè l'attività oscillatoria cerebrale anomala, come può essere una linea epilettica, dà una stimolazione elettrica nel punto in cui si genera la scarica e la linea epilettica finisce. Altro esempio di applicazione clinica, questo intervento che facciamo anche di assieme, si chiama stimolazione cerebrale profonda, si fanno i pazienti con malattia di Parkinson quando non siamo più in grado con le medicine di controllare in modo soddisfacente la qualità di vita giornaliera di questi pazienti. Si inseriscono degli elettrodi in due piccoli nutri che si chiamano subtalamo, grandi quanto una lenticchia, situati nel mezzo del cervello. Si dà una stimolazione elettrica tramite una pila, come se fosse un pacemaker cardiaco, e questi pazienti riescono per anni e anni a migliorare i loro disturbi fondamentali che sono correlati con alcune capacità motorie. Questo, diciamo, è quello. Le applicazioni note e ormai clinicamente abbastanza solide della neuromodulazione. Ma c'è tutto un filone, che qui riguarda la stimolazione cerebrale, che tende a utilizzare queste metodiche nei soggetti normali per cercare in parte di capire meglio come funzionano alcune parti dei circuiti del nostro cervello, ma anche per migliorare in modo abbastanza artificiale queste capacità. L'idea di base è che stimolando queste correnti dall'esterno del cranio siamo in grado di interagire con questo complesso codice di comunicazione dei vari network neurali che è la nostra attività oscillatoria cerebrale, quello che comunemente viene chiamato elettroencefalogramma. E anche di modificare determinate connessioni dei nostri circuiti cerebrali. Le metodiche che abbiamo a disposizione sono molto semplici, sono basate su una pila a 9 volts, viene connessa a degli elettrodi. Questi elettrodi applicati sullo scalpo possono generare una corrente continua o una corrente sinusoidale alternata. Corrente molto bassa, 2 mA, 1 mA, è completamente impercettibile
da parte del soggetto, quindi è molto adatta anche per fare degli studi controllati, e praticamente il meccanismo con la stimolazione in corrente alternata che riusciamo a mettere in funzione, tanto il quale riusciamo a modificare il comportamento del nostro cervello, è questo, cioè che si chiama entrainment, cioè trascinamento. Che vuol dire? Questi neuroni, quando sono sottoposti a una forza esterna, come quella che può essere la corrente alternata, cominciano ad allineare la loro fase di scarica e producono un aumento del ritmo che stanno sottendendo. Praticamente è un meccanismo di risonanza come quello che avviene quando si accorda una chitarra, no? Uno pizzica la corda superiore facendo la nota della corda inferiore, e anche se non si tocca la corda inferiore, questa corda comincia a vibrare. In questo modo i diversi laboratori del mondo sono stati provati di differenti capacità del nostro cervello, sono state migliorate anche alcune capacità transitoriamente di tipo percettivo, di attenzione, ma anche di compiti più complessi. Noi per esempio ci siamo dedicati a verificare se utilizzando questa stimolazione elettrica corrente alternata su una zona particolare del cervello si riusciva a migliorare la performance cognitiva di soggetti normali mentre risolvevano dei compiti molto complessi di tipo logico e intellettivo. Praticamente il compito è quello di trovare nel minor tempo possibile la risposta corretta che completi questa serie di simboli scegliendoli fra questi sei simboli che sono di sotto. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che una stimolazione in banda gamma, cioè quando si dà con la corrente alternata una stimolazione a elevata frequenza, le elevate frequenze nel nostro cervello sono quelle che in determinate aree sottendono i ragionamenti cognitivi più complessi, si riusciva a migliorare circa il 20%, che non è poco, il tempo in cui i soggetti trovavano una soluzione corretta a questo tipo di problema. Però questa cosa non succedeva a tutti i soggetti. Vedete, se si distinguevano i soggetti tra quelli che erano già abbastanza rapidi in condizioni basate e quelli che invece erano lenti, si vede che quelli rapidi non avevano nessun miglioramento, ma quelli lenti tendevano a migliorare e a parificarsi a quelli che erano rapidi già all'inizio. Quindi questo risultato, che poi è stato confermato in alcuni studi, ha aperto una serie di discussioni in ambito neuroscientifico, perché se ci pensate bene, se io riesco in modo artificiale a parificare le performance tra professor Pertichizio e più rapido di me, io sono più lento, io mi faccio la stimolazione e divento rapido come Pertichizio, possono venire fuori dei problemi di tipo anche di tipo etico, se vogliamo, no? Perché è una parificazione delle ineguaglianze cognitive che necessariamente devono esistere tra di noi. Questi e altri risultati hanno aperto una sorta di mercato parallelo a quello che si vede già presente nel laboratorio di neuroscienze, per cui in internet sono cominciati a fiorire questi dispositivi che sono stabili con $200, $250, che sono dei caschetti portatili collegati a quegli apparecchi che vi ho fatto vedere che danno le stimolazioni elettriche e che uno può comprare senza nessuna e utilizzare soprattutto senza nessuna supervisione medica. Noi in questo tipo di esperimenti diamo delle stimolazioni in ambienti estremamente controllati che durano 10 minuti, 15 minuti. Facciamo degli intervalli, se uno prende questa parete e se lo porta a casa si può stimolare il cervello per 8 ore consecutive senza nessun controllo. Addirittura si comincia a parlare di brain docking, si è uscito il lavoro e qui faceva vedere che questi saltatori dal trampolino con gli sci sottoposti a determinati tipi di stimolazione riuscivano a migliorare del 70% la fatica percepita durante questo salto, per cui c'è anche una sorta di pushing, di questo marketing in internet, sostenuto anche a volte dagli stessi ricercatori che poi sostengono che fanno le spin-off e che vanno a vendere questi apparecchi sul mercato in modo più
controllato. Allora, pensate un attimo a questo scenario. Noi sappiamo che c'è un mercato, ci sono 20 milioni di giocatori, con un aumento dei giocatori online, sto parlando, con un aumento del 350% ogni anno, con un giro di affari di 400 milioni di dollari per tutto quello che è il gaming online. Questi attrezzi possono essere comprati da quelli che sono soliti fare il gaming online. Consideriamo che i giocatori giocano in media 6-8 ore al giorno, che per 6-8 ore al giorno magari per avere delle performance migliori e guadagnare più soldi si stimolano il loro cervello e che magari continuano a giocare e leggendo su un libro sul proprio esame. Quindi la domanda centrale è cos'è? Cioè, probabilmente con questo tipo di stimolazione per tutto questo tempo si riesce a fare un overclocking, cioè un miglioramento artificiale di alcuni meccanismi di ragionamento cognitivo. Però tutto quello che chiediamo al nostro cervello in qualche modo poi ce lo deve restituire. Quindi probabilmente potremo scenario di questo genere, avere delle performance migliori, ma poi pagarle successivamente in qualche modo. Quindi la situazione è potenzialmente pericolosa, tanto è vero che la Federazione Internazionale di Neurofisiologia Clinica, anche dopo che il materiale che avevamo scritto sul tema di simulation, è uscita con un documento ufficiale proprio che riguarda questi dispositivi di simulazione elettrica transcranica e le applicazioni che hanno chiamato do it yourself, cioè fatte a casa senza nessuna supervisione medica, e l'IFCM, la Federazione Internazionale, ammonisce contro l'utilizzo di questi device e su questi metodi, a meno che non abbiano dimostrato in modo regolare sia un'efficacia sia un safety particolare. Quindi questa diciamo, è la posizione ufficiale della nostra comunità scientifica. Ora, come tutte le cose, bisogna trovare un po' una mediazione fra la velocità con cui si sta espandendo in modo incontrollato questo mercato e la supervisione che potremmo avere noi come medici e come neuroscienziati. Grazie della presenza. Grazie.
situazioni di comorbidità, quindi con situazioni che diciamo che si aggiungono al processo fisiologico, quindi queste sostanze tossiche del genere, si inseriscono anche in una situazione patologica, quindi di una vera e propria malattia, la situazione può diventare veramente comune. Quindi fumare mentre hai una malattia è decisamente peggio che fumare quando non ce l'hai. Da questo, sto parlando da questo punto di vista, dal punto di vista del volume cerebrale, però ovviamente questo ha tutta una serie di altre complicazioni anche per quanto riguarda altre malattie. Comunque, per rispondere alla tua domanda, è proprio quello: il processo di invecchiamento è un processo in cui le cellule praticamente hanno un certo disfacimento e quindi diminuisce il nostro volume, ma persino in altezza. Quindi è il ciclo della vita. Grazie. Oltre di dare un responso fisico, anche un responso a livello di calore, per esempio, far sentire la sensazione di caldo o freddo con il device che stai studiando, o magari la possibilità di qualcosa di scivoloso, di viscido, di ruvido, in modo da fare. Scivoloso e viscido è più semplice del calore. Uno dei problemi del calore è che non è difficile. In realtà il problema del calore è che hanno una, diciamo, la tecnologia ti permette di aumentare la temperatura, poi richiede un po' di tempo, no? Cioè per passare da 10 gradi, non è ideale. Quindi se io voglio suonare un corpo così rapido, okay, e sentire questo che è freddo, dovrei avere una tecnologia che detecta prima, cioè diciamo il problema è che sono lenti, sono molto semplici ma sono lenti, quindi diciamo non c'è, e poi non sono veramente molto difficili, perché alla fine basta mettere una resistenza all'interno del dispositivo che si riscalda e riscalda tutta la parte. Quindi non, diciamo, io non ci sto studiando, ma non è un grande problema. Il problema in realtà vero è quello di percepire la differente texture, cioè la grana del materiale. Questo è molto diverso dalla stoffa o da una cravatta oppure dalla plastica. Quindi diciamo, per mettere una tecnica, però è più meccanica, legata alle vibrazioni. Quindi questi dispositivi che noi abbiamo ora hanno anche, che si chiamano voice coil, che sono dei dispositivi che permettono di aggiungere delle vibrazioni alla stimolazione meccanica. E queste vibrazioni collegate al movimento potrebbero dare una percezione di viscido o ruvido. Ok? Grazie. Anche gli ingegneri e la loro creatività
considerare relativamente, in primo luogo, alla relazione con le sorde Stefano, il fatto che noi non siamo quelli che siamo perché abbiamo un cervello più grande, quindi quantitativamente, rispetto ad altre specie. E d'altra parte, e quindi chiedo a Stefano un commento su questo, persone diverse con volumi diversi non manifestano in rapporto al loro volume cerebrale una non condiziona una differente intelligenza. Anatole France, premio Nobel della letteratura, aveva un cervello di un bambino adulto di 4 anni. Le dimensioni in natura sono importanti, ma certamente alla domanda chi siamo, non siamo quelli che siamo perché abbiamo un cervello più grande rispetto ad altri. Poi proseguirei con altri commenti, ora lascio un commento a Nicola. Assolutamente, professor Rossi ha ragione, gli americani dicono sempre piggy step, ma questo non si applica al sistema nervoso. Se Dio vuole non si applica al sistema nervoso, non è dalle dimensioni che ovviamente riusciamo a discutere sul discorso di quanto possa essere il potenziamento delle capacità cognitive di una persona tutta. Però sotto certi aspetti i volumi sono importanti per cercare di capire come sta andando il nostro cervello, quanto sta perdendo. È chiaro che abbiamo, non sono così da entrare ovviamente nell'argomento, abbiamo tutta una serie di capacità e di possibilità di compensazione, lo vediamo ogni giorno nella pratica clinica, nella variabilità dell'individuo a reagire a una determinata malattia, a parità, a volte o addirittura con maggiore danno di sudare, perché abbiamo delle capacità di compensare che le altre cose sono diverse da paziente a paziente, da soggetto a soggetto, in base a tante cose, una parte dalla genetica, l'altro l'ambiente, quello che il nostro ambiente anche in termini di quello che prendiamo dall'esterno, quello che le sostanze che utilizziamo e via dicendo, e contemporaneamente chiaramente anche la capacità di enhancement che avete visto, cioè quello di esercitare per quanto riguarda il nostro cervello il più possibile, soprattutto alla vostra età, il cervello stesso ci dà la capacità di avere una riserva, quella che noi chiamiamo riserva cerebrale e soprattutto riserva cognitiva, che è molto diversa e che nulla ha a che fare con noi. Grazie Nicola, credo preziosa questa comunicazione che hai fatto. Professor Fedele e professor Fratechizzo, Sherrington, premio Nobel, nella sua produzione, erano gli anni 30, disse che tutto ciò che possiamo fare, che l'umanità può fare, è muovere le cose, intendendo con questa definizione il fatto che il nostro pensiero, i nostri sentimenti e quindi le nostre concettualizzazioni, se non potessero essere espresse attraverso il linguaggio, attraverso il movimento, non avrebbero senso. E ciò che chiedo a Fedele e a Pratichizio è commentare questo apparente limite, che limite non è, cioè il movimento come espressione irrinunciabile dell'attività cerebrale, dell'attività del nostro cervello, di fatto è quello che state facendo. Beh, nel nostro caso
abbastanza, prendendo la domanda, poi io, come dicevo prima, quello che noi abbiamo realizzato è un gioco sentimentale, proprio perché l'intenzione è stata se posso attuare un movimento tramite lo stimolo cerebrale, poi si può fare qualsiasi cosa, perché tutto parte da, tutto avviene tramite movimento, tutto quello che siamo in grado di fare, anche io sto parlando grazie al movimento delle labbra, della lingua, quindi è il movimento che ci permette di fare tutto quello che siamo in grado di fare. E mi viene in mente anche ieri ero a un evento inaugurale di un master che si teneva al Museo di Vinci, al Museo di Leonardo da Vinci, e mi sono dato anche l'occasione poi per fare una visita al museo. Lui sul movimento veramente si è sbizzarrito, ha avuto una propulsione incredibile, quindi è proprio, per caso proprio il movimento e il genere di Leonardo sono stati un dubbio veramente vincente, quindi sì, è fondamentale questa, e quindi collegare il cervello col movimento permette di superare veramente qualsiasi limite. Sì, io so aggiungere anche capacità di, cioè di fatto io quando speriamo di voler fare qualcosa su questo tavolo, no? La prima cosa che faccio è lo osservo e non so, voglio per esempio invertire, giocare con loro, invertire i nostri nomi, no? Quindi immagino ora uno scenario, quindi osservo la situazione, poi ho un obiettivo. L'obiettivo è quello di scambiare questi due nomi per, così per giocare con voi. Quindi di fatto io voglio osservare l'ambiente, poi controllarlo per un primo scopo, quindi puoi far generare un movimento che mi fa, diciamo, fare questo tipo di movimento, no? In questo tipo di tutto questo processo ci sono sostanzialmente tre fasi, cioè quello dell'osservazione, che io a volte esploro anche con le mani, no? Perché allora io sto guardando con la vista, ma potrei anche esplorarlo con le mani, immaginare un nuovo ambiente e poi controllare il movimento per far sì che questo ambiente si trasformi. Quindi io voglio partecipare, cioè tutto il movimento legato al processo di osservazione e creazione di qualcosa, che poi sia la scienza, sia un progetto vero, sia la medicina, però vorrei partecipare al processo creativo, osservazione e modificazione di qualcosa. Che tutto sia legato al movimento è abbastanza fondamentale, non di più. Io è un'osservazione che faccio da piccola, 6 anni, e ho visto che per esempio per il movimento sono semplicissimi capire le traslazioni, invece è estremamente complesso, così come in robotica, capire le reazioni, cioè dire spostare di un centimetro questo da una parte all'altra è semplice, ma metterlo votato in certi angoli dello spazio è estremamente complesso. E credo che poi ci siano anche cioè il fatto che ci muoviamo in un ambiente tridimensionale con traslazioni e reazioni abbia anche un impatto sul nostro cervello. Io sento sempre, ora questa è la mia cultura, però sento sempre nominare il numero 6 come famoso numero con le sinergie sensorimotorie che spiegano quasi tutto, no? Con i movimenti principali. 6 è un numero famoso per noi che ci muoviamo in 3D perché ci sono 3 parametri per la traslazione e 3 parametri per la traslazione, quindi probabilmente questo 6 ci nasce come, o 3, come elemento fondamentale in noi proprio perché siamo in 3D. Se fossimo degli oggetti planari, probabilmente questo numero sarebbe 2, o forse 3. Quindi credo che noi siamo perché esistiamo in un mondo tradizionale. Simone. Potenziamento. Intanto ribadisco la suggestione ottimistica che hai fatto, che comunque l'intelligenza semantica e quindi quella alimentata dalla nostra conoscenza, e voi siete studenti, e quindi dal nostro apprendimento e dalla conoscenza, è quella fisiologica, è quella che si mantiene fino all'ultimo giorno della vita e è quella più innocua. Non per la dipendenza, lo studio, la conoscenza e la cultura. Ed è sicuramente neuroenhancement. L'altro aspetto è il fatto che tu hai involontariamente mandato un messaggio. Mente,
e cervello. La mente è funzione dell'attività del cervello e non è qualcosa di diverso dal cervello. Prego. Pretendo una risposta. Scienziato ha una formazione di tipo biologico e non può prescindere da questa affermazione, cioè che la produzione mentale non sia l'atto finale di una mescolanza di attività oscillatoria neuromediatori che si coalizzano per produrre qualche cosa. Io sinceramente dal punto di vista scientifico non credo che ci siano molti punti di acquisizione, se poi si deve entrare in altri ambiti più filosofici, insomma, possiamo allungare la riunione per svariati secoli. Credo anche, concludo per lasciare la parola al professor Barni, che la possibilità di incrementare quindi il neuroenhancement citato in questo momento anche dal professor Rossi indica il fatto che se c'è la possibilità di potenziare funzioni cognitive vuol dire che potremmo ulteriormente evolvere e per verosimilmente è alla base del cammino che abbiamo compiuto fin qui e probabilmente che faremo successivamente. E questo rispondendo alla prima questione che la dottoressa ha posto. Abbiamo avuto sempre l'ambizione di superare i nostri limiti. Forse non ci sono i limiti. E quindi voglio pensare che sarà un continuum in termini di evoluzione. Ha un'obiezione? un po' complesso. Comunque, no, sicuramente andiamo avanti. Però quel che si trova sempre una sorta di dialettica tra la spinta di andare oltre e la società, o frazione della società, che vogliono in qualche modo fermare o rallentare questi sviluppi. In questo caso abbiamo nel progetto Larry questa tematica, questa dialettica tra la spinta all'innovazione, la spinta delle nostre mani, e l'abbiamo trovato molto forte. Qui abbiamo anche grosse differenze che abbiamo riscontrato tra i paesi europei, i paesi che sono dove il discorso di guerra, di non andiamo a guerra, partiamo cercando, non si sa dove porta e così via, che qualcosa che va contro natura, è la Germania e l'Austria. Mentre i paesi che sono molto più propensi, molto più aperti per le tematiche, che il nostro dovere in quanto persone, esseri umani, di migliorare noi stessi, di bisogno, si basa molto sul principio della competizione come una forza che porta avanti la società, esempi due esempi europei sono la Gran Bretagna e l'Olanda. Grazie, professor Barni. Ma anche della bioetica e della riflessione etica ampia sulla medicina
e forse anche una televisione nella quale noi abbiamo imparato l'entusiasmo, il coraggio di andare avanti, quindi credo che sia la persona più adatta per trarre le conclusioni e vi invito veramente a giovarvele come l'abbiamo fatto noi tante volte. Grazie. Grazie Laura, perché... e grazie a tutti per questo stimolo che viene poi riversato in questa breve e brevissima conclusione che io vi accingo a presentarvi. Io sono rimasto particolarmente colpito, e anche ovvio, dall'interrogativo che è alla base di questo incontro, senza limiti, è già stato usato questo termine, senza limiti, io mi riferisco soprattutto all'ambito della liceità, della eticità, in un ambito più sociale che senza limiti. È una bella domanda in sostanza, che non puoi nemmeno deve del tutto impegnare la scienza. Guai, la storia lo insegna. La scienza non tollera né condanna la politica e fa volentieri a meno di perdoni dopo secoli di persistenza quotidiana. Anche nel rispetto, direi, nella nostra Costituzione. Ora, è di moda anche parlare di Costituzione in questi giorni, anche se c'è tempo, perché la Costituzione nostra fa la libertà della scienza, questo è importante. Sempre che la scienza non incide negativamente su altre libertà. Questo è un principio fondamentale e poi l'idea di una possibile condizione dell'ultimo intervento che è la filigrana del convegno. Ecco, naturalmente gli approfondimenti anche in questo campo ci sono stati e ci saranno, ma è guai a pensare che questa supplenza, questo conforto alla scienza sia possibile darlo attraverso impostazioni ideologiche, che sarebbe la fine. E tuttavia prevalgono ancora, specialmente nel nostro paese, a dipresa di altri dati della professoressa, prevale ancora la impostazione ideologica che domina sul ragionamento. Quale deve essere il ragionamento effettivo, quello valido sostanziale, il ragionamento filosofico, che non risponde alla ideologia, ma la sussurra in un ambito che non è soggetto a dogmi, a imperativi precostituiti. Ecco. Quindi che cosa sul piano culturale è importante, quindi la filosofia della scienza, come la etica, come la filosofia della medicina, che possono offrire una gamma di risposte a questo interrogativo senza limiti la scienza. Ma in ultima analisi, questo è inevitabile dovremmo dire, è chiamata in causa l'organizzazione della società, la società stessa, in quanto depositaria, in quanto espressiva di valori indiscutibili, che sono la vita, la dignità, la libertà, la cultura. Quindi è in gioco proprio la civiltà.
Naturalmente tutto questo in ambito sociale non può portare che a delle regole. Forse non è particolarmente gradito questo era anche sofistico, questa conclusione, però in sostanza senza regole nessuno può operare, nessuna categoria del pensiero, dell'azione sono consentiti e quindi sono proprio regole che bene o male possono portare a chi. Per il medico legale, qui scappa fuori il medico legale che ho fatto da Laura, che evidentemente la regola può stabilire se non altro i termini al di là dei quali viene l'evidenza, dalla quale può nascere poi una serie di conseguenze. Ma naturalmente la prima regola riguarda la coscienza anche dello scienziato, dell'ideatore, dello sperimentatore. Direi dell'esecutore poi del pensiero dell'intervento e in particolare di colui che ne trae e possa trarre sul piano su vari piani da industriale professionale dei vantaggi. Ecco, naturalmente nessuno può essere proclamarsi come come il mago di desiderio, cioè in pratica non deve rispondere soltanto a quelle che sono le impressioni, gli impulsi che vengono dalla persona e dall'apparato sociale. E per il medico legale quindi è importante e imprescindibile la ricerca di alcuni principi, ma il primo di questi è il rispetto della persona, il rispetto della libertà. E prima di addentrarsi in un ambito che poi assume connotazioni anche negative. Ecco, quindi però in sostanza è molto difficile pensare a una gamma di regole che sia specifica e fissa. Io non mi sento nemmeno in condizioni di chiamare in causa la bioetica, che ho lungamente coltivato, è stato detto ancora una volta dall'altro, ma che non è riuscita nel nostro paese, ritorno al concetto iniziale, a liberarsi dalle ideologie. Nel nostro paese, soprattutto di presa di alcuni paesi dell'ambito, chiamiamolo più nord, più anglosassone, anche i paesi mediterranei come la Spagna ci hanno molto preceduto in questo processo di liberazione che da noi è diventato peraltro un processo più di liberazione di impulso. Ecco, e tutto questo ha portato anche a una inefficienza degli strumenti che il Parlamento aveva, la politica aveva aperto, aveva messo in azione nel nostro paese, per esempio il Comitato Nazionale per la Bioetica, che ha prodotto, sì, ha fatto parte per 15 anni, ha prodotto sì degli strumenti, ma di carattere sempre compromissorio. Si è cercato, secondo l'abitudine che la mente italiana, di cercare il compromesso fra opposti estremismi piuttosto che una linea, che seguire una linea in sostanza, coraggiosamente, può portare a qualche punto.
questo è un limite forte. Ci sono però delle novità, e questo io voglio dire. Per esempio, anche di recente, la Gazzetta Ufficiale Italiana ha pubblicato una direttiva europea sui medicinali falsificati, non vuol dire soltanto taroccati o qualcosa del simile, vuol dire falsamente indicati come produttivi di effetti diversi da quelli che in realtà vengono prodotti, e quindi possono nascondere anche sotto etichette assolutamente quelle la soddisfazione di desiderio non insieme della stessa persona, della stessa direzione in cui le etichette sono produttive di speranze. Altre norme sono state prodotte, per esempio a livello europeo, prodotte anche nella nostra legislazione, per esempio quella che riguarda i comitati etici per la sperimentazione dei farmaci. Oggi, perché ogni un prodotto nuovo, medicinale, ogni presidio strumentale sanitario nuovo, per poter essere adottato e portato nell'ambito medico, deve subire un giudizio. Giudizi che decennali, l'ultimo dei quali è quello che stabilisce per la sede, ove ci si propone di operare in quella direzione, è rappresentato appunto dal Comitato Etico. Quindi un maggiore rigore, una maggiore attenzione alle problematiche morali, etiche e sociali che fino a qualche anno fa erano meno accentuate, prevalendo e dando maggiore spazio al desiderio di avanzamento della scienza, della tecnica, della sperimentazione, eccetera. Ecco, è importante a questo proposito anche, direi, il diverso rigore la diversa direzione del rigore contro le sostanze stupefacenti, contro le droghe, che evidentemente non si dirige verso più, ormai anche nel nostro paese, verso la punizione di chi ne usa, ma verso intenti di tipo speculativo, che sono poi purtroppo quelli determinati. Infine, altre regole sarebbero state introdotte dal codice di deontologia medica. Importante questo passaggio che io voglio accennare, se molti di voi non parlano di medicina, ecco che è anche bene, siamo stati qui. Comunque, è il fatto che per la prima volta il codice di deontologia medica, e purtroppo faccio parte di quella commissione, perché purtroppo, perché anche lì non è stato possibile liberare il comitato da pressioni esterne, evidentemente è venuto fuori un peggioramento, ma in questo caso è stato introdotto un articolo, l'articolo 76, che è molto breve e che in fondo sottolinea come il medico, quando gli si è richiesto qualche intervento finalizzato al potenziamento delle fisiologiche capacità psicofisiche, parlando di fisiologiche, vuol dire, insomma, in questo caso è un po' un lapsus grave, il medico non dovrebbe mai intervenire su ciò che è normale, fisiologico vuol dire normale, insomma, soltanto in condizioni particolari, ma il medico deve intervenire sul patologico, su ciò che è normale. La funzione, la missione fondante del medico è questa. Il medico deve in questi casi
razionale secondo i principi della precauzione, della proporzionalità e il rispetto della autodeterminazione della persona, acquisendo ovviamente il consenso della persona, ma già il consenso c'è perché è la persona che sollecita il medico per trovare la via di potenziamento, pur essendo la persona fisiologica in genere, fisiologicamente normale. In fondo ci sono due concetti molto, molto importanti, il principio di precauzione. È un principio che è una bandiera della Comunità Europea, è stata del Consiglio d'Europa, che è una cosa diversa, ma insomma niente di questo quadro sovranazionale. Il principio di precauzione è un principio importante, ma valore, perché essere applicando la precauzione non si fa nulla, non si può industria di funzionare, e l'alimentazione diventa assolutamente sterilizzata, cioè non si può fare. La precauzione è importante, ma non si può esasperare. L'ecologismo esasperato. Inerzia, e anche un altro principio non è accettabile, che è il principio dell'autodeterminazione della persona. Perché autodeterminazione? La persona è libera, ma può indurre altri, un professionista soprattutto, un scienziato, a agire per liberare la sua, per soddisfare con volontà, questo è importante. Quindi a me pare di dire che non esistono. Allo stato attuale queste norme sono semplicemente ammonizioni, forse non sarà possibile trovare una nuova legge, eppure qualche cosa anche di contingente, di assolutamente operativo va comunque trovare. Ecco. Se no, altrimenti si aprono degli scenari molto, molto gravi. D'altra parte il problema riguarda il medico, non voglio invadere la cosa. Il medico non può essere sollecitato da ogni sautismo, da ogni riflesso. Né evidentemente un mentale. È semplicemente lui deve agire con scienza nella del miglioramento di una persona, ma entro i limiti che sono possibili eticamente. Non a caso il problema è grave, anche perché per quanto riguarda la medicina, l'attivo sul potenziamento è anche sul potenziamento energetico, quindi della funzione. Lo stesso articolo 66 include la chirurgia estetica, la medicina estetica. Anche qui occorrerebbe essere molto preciso, perché è chiaro che ci può essere un'ambizione anche legittima a migliorare quell'aspetto fisico, ma certamente una scatola della identificazione della persona, una scala di importanti interessi di carattere pubblico che uscendo da qualunque tipo di tendenza repressiva sono essenziali per la convivenza, altrimenti non è possibile non esercitare un principio di giustizia che deve essere insito in me. E quindi mi sembra di aspetti da considerare che possono essere tanti, quello della chirurgia estetica e anche altri che riguardano la concorrenza della persona che si parla proprio nell'aspetto
potenza di teatro, fare che diventi molto lungo, ma ci sono anche aspetti di questo tipo da considerare in maniera molto importante. Il problema quindi del potenziamento va visto con sull'aspetto profilo antropologico, va visto con molta prudenza, ma senza enfasi né pulsione ideologica. Ecco, il potenziamento cognitivo è importante. Il potenziamento cognitivo però predomina per il merito la esigenza di non pensare la propria opera per correggere un eventuale difetto statistico in funzione cerebrale, in funzione psichiche della persona che è stata detta. Ecco perché è importante, anche Rossi ci possono essere stati disegni un cervello molto piccolo, ma questo non toglie nulla a lui, perché è il carattere importante, in particolare. Io voglio concludere su alcune certezze che sono tratte, che ho cercato di fare, delle rassegne tratte internazionali, molto, molto oggettive. Il primo è che il problema del potenziamento psicofisico, ecco, non è portato niente, in particolare la memoria, la condizione della emotività, eccetera, sono, ecco, sono importanti, ma devono essere compresi nel quadro di uno importante, essenziale problema della comunità, della società. Naturalmente il dominante deve essere il principio, questo sottolineano soprattutto gli scienziati e gli eticisti nordamericani, non bisogna che assecondare gli uomini a poter comunicare sempre meglio con i loro titoli, con i loro cose. Questo è un fatto molto importante. Non si risolve, ecco, e poi l'altro problema. E l'utilizzazione, a passare molto chiaramente, di sostanze chimiche o di altri metodi per migliorare la cognitività, per migliorare le performance, è passibile di conseguenze indesiderate, più o meno da chi. Purtroppo è uno dei delettare dei pericoli conventi sulla terapia in genere, vediamo se sono attività di questo tipo che superano il concetto classico, perché di tenere presente questo principio fondamentale. Naturalmente il potenziamento è un'attività scientifica fondata su chiare basi culturali, sostenuta quanto più possibile dalla motivazione etico-sociale, è un motore, è ormai diventato il motore della scienza, deve soltanto essere indirizzata dagli scienziati sul piano pratico, da chi controlla le cifre, deve essere indirizzata in quelli che sono i presunti o reali presunti di un certo momento storico, quindi dell'umanità, che è detto anche stamattina che questi finalità possono, sono suscettibili anche di cambiare. Quindi non mi resta che esprime la mia soddisfazione per questo incontro, il mio apprezzamento per il relatore, per chi ha ascoltato anche con tanta attenzione.
esperienza anche di autismo, molto importanti, che infine per chi è adesso, che ancora una volta il convegno di 2-3 anni fa che facevo a Santa Mesta, ancora una volta dimostrato di essere a corrente, di essere impegnato in una serie attività di produzione di ricerca di sostegno della scienza senza troppe chiacchiere, ma ci sono quelli che anche in questa volta più tardi hanno portato a risultati non certamente sostituiti. Grazie, grazie. Grazie a tutti, ringrazio anche da parte mia i relatori e chi si è impegnato attivamente nella